Siamo qui oggi con il titolare di Ambassador Fabio Boldrini, che ci racconterà i prodotti innovativi che hanno portato quest'anno a Linea Pelle e un po' la storia e le prospettive dell'azienda. Ambassador quest'anno è venuta in fiera, diciamo, con una novità abbastanza esclusiva, nel senso che siamo riusciti, dopo richieste di anni da parte dei nostri clienti, ad ottenere un effetto fluorescente su delle croste scamosciate, cosa che fino adesso non era stato possibile realizzare, o perlomeno il fluorescente veniva fatto ma come rifinizione sui pellami ma non sugli scamosciati, e quest'anno siamo riusciti ad ottenere questo effetto, che comunque è una cosa nuova, perché sono colori estremamente puliti, estremamente brillanti, fatti nei colori del pastello sostanzialmente, cioè del pastello, del fluorescente, del pennarello, uguale al pennarello, e che sotto i raggi UV riescono ad avere questa luminosità. E poi niente, l'articolistica che abbiamo portato avanti quest'anno comunque è sempre incentrata su varie fantasie che nel corso degli anni comunque portiamo sempre avanti, passando i vari articoli sono in vernice, sono alcuni con le vernici parziali, che sono roba che fa parte del nostro DNA, perché l'abbiamo fatta da diversi anni ormai. Poi ci sono varie fantasie, diciamo, che implicano una lavorazione manuale, senza comunque tralasciare quello che è sempre stato il nostro know-how, che è la crosta scamosciata fatta in varie tipologie, per cui dalla calzatura da donna leggera elegante, passando per lo sportivo ingrassato, con pellami, tinti anche in sezioni colorate diverse. Per cui ecco, novità al fluo, però senza tralasciare, senza perdere d'occhio comunque quello scamosciato, che comunque è il nostro zoccolo duro del lavoro sostanzialmente.